condivido e sottoscrivo quello che ha detto Luca, però tanto per mettere un po' di pepe, una delle secchiate a Matteo gli è arrivata dalla sottoscritta quando definì che questo, quando disse che questo partito era come la Lega. Non ho condiviso quella cosa 4 mesi fa perché penso fosse un po' irrispettoso per i tanti appunto che lavorano alle nostre feste, i nostri militanti che credono nel Partito Democratico, e quindi definire il PD un partito come la Lega, no. Però devo dire che provo, e quindi per questo dico togliamoci le magliette del congresso nazionale quando parliamo del nostro congresso di Bologna e parliamo di politica assieme, perché provo lo stesso brivido sulla schiena se leggo le cose della sindaca di Codigoro, ma vi dirò di più, la battaglia non ho condiviso assolutamente neanche la legge sulla legittima difesa che ha approvato la Camera e che oggi noi abbiamo messo in un cassetto al Senato, perché quando parliamo di sicurezza, e io vorrei che su questi temi, come diceva bene Luca, come dicevano bene Marco e Matteo, vogliamo parlare esattamente di queste cose, di questi temi. Per me sicurezza significa dare per esempio la certezza della pena, ma non trasformare le case dei cittadini in dei poligoni di tiro. Io faccio politica perché ambisco a cambiare questo paese e a lasciarlo migliore di come l'ho trovato per i miei figli, e non è di certo nei miei desiderata lasciare a loro appunto un partito dove si devono armare fino ai denti per difendersi da possibili aggressori. L'altra cosa, Matteo metteva al centro un altro importante tema, l'autonomia della politica. La politica è autonoma dai poteri forti quando è la politica forte. Se la politica è debole, ovvero senza parole e non si fa sentire né ascoltare, beh allora sì, la politica è debole e hanno la meglio i poteri forti. Ma quando dico riannodiamo i fili del dialogo con la società bolognese, con le forze del volontariato, anche Matteo, con le forze non solo sindacali ma anche imprenditoriali e degli artigiani, beh questo significa che noi dobbiamo avere un dialogo e lavorare assieme per il bene della nostra comunità, ma tenendo molto all'autonomia delle nostre scelte. Questo credo che sia buona politica. Quindi su questi due temi, anche se le strade di chi è, di noi tre e di Matteo Lepore si sono divise nel congresso nazionale, io credo che si potranno assolutamente ritrovare dalla stessa parte per cambiare questo partito bolognese e farlo crescere, perché anche a Roma abbiamo bisogno di questa federazione, che è la federazione senz'altro più grande. Il problema che c'è nel mezzogiorno, io sono stata a lungo in segreteria nazionale, prima con Bersani e poi con Renzi, noi abbiamo un problema di radicare questo Partito Democratico in tutto il paese, perché non è così in larga parte del mezzogiorno d'Italia, non è così in larga parte del centro-nord, ma qui dove il partito c'è abbiamo bisogno di farlo vivere, e si fa vivere un partito solo alimentando le idee e la partecipazione alla costruzione delle idee e delle nostre linee programmatiche per il futuro della nostra comunità. Grazie.